Allora, ciao, benvenuti a tutti. Siamo partiti con il webinar di oggi. Vi chiedo scusa per il ritardo, ma abbiamo avuto qualche contrattempo strada facendo. Vi ringrazio per aver cominciato, aver partecipato a questa iniziativa per capire come stasera spiegheremo quello che è necessario a un networker per aumentare sia la sua downline e quindi trovare una soluzione efficace per quanto riguarda la crescita della downline, della struttura che tutti noi abbiamo. Attenzione, scusate un attimo. Potete lasciarmi nella chat un feedback se mi sentite, se va tutto bene. Ripeto, se potete lasciarmi un feedback nella chat. Spero che insomma riusciate a sentire la mia voce. Va bene, la presentazione di questa sera è incentrata su quello che è FVG Coupon. Che cos'è FVG Coupon? È lo strumento migliore di cui un networker possa disporre. Per quale motivo? Perché si è incentivato su un'app che consente di creare visualizzazione. Consente di creare, diciamo, una certa visibilità per il proprio brand, per il proprio business e per quello che è il nostro prodotto. Vedo fare molti errori ricorrenti quando giro nei gruppi Facebook, da parte di molti networker, quando si creano, ad esempio, degli agganci per poter invitare persone a visualizzare la propria proposta di network. E lo vedo fare in maniera molto sbagliata, molto errata. Cioè, capita spesso di ritrovarsi a leggere dei post annunci con, ad esempio, vuoi guadagnare 1.000 euro al giorno, oppure ti piacerebbe far parte di un'organizzazione con un compassion plan straordinario da paura. Sono tutti metodi che non funzionano. Ma non funzionano semplicemente perché le persone non stanno cercando il tuo prodotto e servizio. Le persone non stanno cercando nulla, soprattutto su Facebook o su social dove la gente va per altri motivi. Le persone non stanno cercando la tua opportunità di business. Quello che una persona è disposta a valutare è il prodotto. Quindi si parte sempre da un concetto di prodotto. Ed è al prodotto che FVG Coupon mira a dare visibilità in modo da aumentare, diciamo, le vendite. Quindi aumentiamo da una parte le vendite e i valore punti per chi dispone di quei network dove si utilizzano i valore punti. Invece dall'altro lato si va a lavorare su quelli che invece sono l'incremento della propria struttura, perché facendo pubblicità del proprio prodotto, noi cominciamo a tirar fuori clienti che potrebbero essere interessati alla nostra offerta di business. Quindi si parte sempre comunque dal prodotto. So che molti di voi che ci stanno ascoltando in questo momento, è stato parlato, cioè qualcuno ha dato un'informazione un po' affrettata per quanto riguarda un discorso di crowdfunding e cose varie. Ecco, questa sera vorrei fare un attimo di luce su questa cosa. Non, in realtà il crowdfunding è già di per sé un sistema vecchio, e io credo che nessun networker abbia voglia di visualizzare in questo momento un altro piano marketing, perché sono convinto che chi fa network è già molto affezionato al suo piano marketing e quindi a quella che è la sua straordinaria opportunità di business. Il mio obiettivo è quello di fornirti degli strumenti che aumentino
a dismisura, se mi è permesso questo termine, se posso dirlo, della propria downline, del proprio successo nel proprio network. Quindi non si sta parlando di andare a fare qualcos'altro, qui si parla di applicare delle strategie con una piattaforma che aumenta ciò che noi abbiamo nel nostro. E andiamo a vedere come funziona. Inizialmente FVG.com è nata per le aziende geolocalizzate, quindi per quelle aziende che sono presenti nelle città. Okay? Quindi se io voglio andare a mangiare una pizza e voglio uno sconto sensibile, cosa faccio? Vado su Groupon e vado a visionare quello che ho intorno a casa. Qui funziona un po' nella stessa maniera. È un sito che genera coupon mediante una comodissima app scaricabile anche da subito. E ci consente di caricare la nostra offerta. E la trasformazione che noi abbiamo voluto fare su FVG Coupon è stata quella di ampliare il prodotto non soltanto alle aziende fisiche, quindi al negozio di scarpe, al ristorante, alla pizzeria, quant'altro, eccetera. Ma abbiamo ritenuto necessaria proprio il fatto di dover ampliare l'offerta, diciamo, di business anche ai networker. Perché? Tu devi immaginare che all'interno di questa piattaforma ci siano il maggior numero di networker che riusciremo ad inserire. Ora, l'idea interessante è quella che un networker compri da un altro networker. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se a me serve una crema, ma vendo integratori, prima di andare a cercare una crema da qualche altra parte, vado su FMG Coupon, vedo qual è il networker di riferimento che ha, secondo me, la crema che a me serve e la compro da lui. Perché? Perché poi quando a lui servirà l'integratore, di sicuro lo comprerà da me. Quindi già creare questa interazione tra networker secondo me è rivoluzionario e straordinario, perché stiamo parlando di persone che hanno tutto l'interesse ad acquistare da te, perché sanno che poi avranno in cambio la stessa azione da parte degli altri e quindi questo ci consente di avere un maggiore interesse d'acquisto e di acquistare tra di noi. Quindi questo già ci aiuta perché cominciamo a generare valore punti comunque. Quando ci arriva un ordine, non facciamo altro che fare l'ordine direttamente direttamente dalla nostra azienda di network marketing e possiamo farlo eventualmente con il codice della persona che vogliamo aiutare. Quindi io so che lì mi mancano 200 punti, so che dall'altra parte me ne mancano 150, so io come integrare i punti della mia struttura e questo ti aiuta a crescere. Ma non finisce qui. Perché si tratta anche di acquisire nuovi clienti, non soltanto di avere un'interazione tra networker. Questo lo spiegheremo adesso con il sistema di affiliazione. Ma prima voglio farti una panoramica di quello che tradizionalmente FVG Coupon fa e di quello invece in cui noi lo vogliamo riflettere verso di te, verso nei tuoi confronti, nei confronti di chi fa seriamente network marketing, che è praticamente l'attività praticamente più bella del mondo. Diciamo, funziona in un modo molto semplice, bisogna far iscrivere le persone all'interno di questa piattaforma, perché loro possono o scaricare l'app, adesso l'app è disponibile soltanto per il Play Store, manca il dispositivo per iOS e entro i prossimi 30 giorni sarà disponibile anche l'app per iPhone. È molto interessante perché una volta scaricata l'app, io posso suggerire a un mio amico di iscriversi direttamente dal mio link di affiliazione, quindi la persona si iscrive al sito tramite l'app o tramite il mobile o direttamente dal suo computer senza problemi. Una volta effettuata l'iscrizione, quell'iscritto è sotto di me nel circuito FVG Coupon, perché chiaramente ha cliccato sul tuo link di affiliazione, quindi si è affiliato a te. Ogni qualvolta questa persona farà un acquisto nella piattaforma, qualunque cosa acquista, in qualsiasi forma, tu percepisci come capogruppo il 4%. Ed è quello che percepiscono anche le aziende fisiche.
Quindi se io convenziono un ristorante, cosa che possiamo fare tutti, possiamo convenzionare anche aziende fisiche in questo circuito, poi vedremo i piani compensi quali sono. Però diciamo che è una cosa che ti aiuta a fare business. Perché? Perché tu hai un passivo anche se non hai sponsorizzato, semplicemente perché è stato venduto il prodotto. Ora noi sappiamo come possiamo caricare il nostro prodotto, poi ci arriveremo, perché è un prodotto diciamo che fa parte di un network marketing e non è la stessa cosa che vendere la pizza, perché la pizza è un prodotto della pizzeria e quindi è un prodotto proprio, dove ha un guadagno praticamente totale. Mentre noi sappiamo che abbiamo uno sconto come soci e quindi applicheremo quello sconto per creare il nostro coupon, creeremo la maggiorazione per poter poi avere questo 4%. Poi, insomma, molto semplice, vi spiegherò più avanti, dai, nelle fasi tecniche non sono oggetto di questo webinar oggi. Quindi, nuovi clienti, investimenti modici e grandi risultati. Perché c'è proprio questo principio di interazione. Tu devi immaginare che se sei un capogruppo e hai una downline all'interno del tuo gruppo, quindi hai diciamo delle persone che ti seguono, nel momento in cui le fai iscrivere sotto il tuo codice all'interno di FVG, quando queste persone andranno a condividere il sito con altre persone, tutti gli acquisti che vengono generati creano per te un 4% passivo e quindi c'è comunque un guadagno alla fonte. Hai guadagnato un nuovo cliente perché FVG Coupon ti mette nelle condizioni di avere tutti i dati per mail del cliente che ha comprato, quindi lo puoi contattare. E la persona che invece ha sparato il link di affiliazione percepisce un 2% sul coupon più un 2 indiretto. Cioè, che significa? Che diciamo, le persone che si iscrivono non come capogruppo, ma come affiliati, semplici affiliati, quando vanno a fare le loro condivisioni con i link di affiliazione, hanno un 2 immediato diretto all'acquisto e se l'amico dell'amico vende un coupon, sempre con lo stesso discorso del sistema di affiliazione, percepisce un altro 2%. Quindi il guadagno alla fonte passivo è garantito. Adesso andiamo a vedere quali sono i vantaggi che questa cosa può creare a livello di numeri, no? Qui abbiamo un piccolo schema che ti fa capire più o meno quello che accade. Allora, per quanto riguarda le aziende fisiche, noi abbiamo cercato di essere un po' da concorrenza per quanto riguarda, sapendo che avevamo, diciamo, Groupon come diciamo, azienda che praticamente è sopra le rime, perché chiaramente come esempio le persone hanno a riferimento Groupon. Groupon prende il 50% sui coupon che vengono realizzati da lui stesso, quindi obbligano il negoziante a fare uno sconto che va dal 30 al 50 e poi su quel 30 o su quel 50 chiedono un altro 50 di commissioni. Cosa succede? Succede che il commerciante lavora in perdita, difatti ci si lamenta parecchio di Groupon, ma ha un nome, quindi c'è poco da fare in questo momento. E quindi il commerciante lo fa perché dopo pensa, ok, però avrò guadagnato dei clienti nuovi. In realtà non è proprio così, perché le statistiche ci dicono che utilizzando un database esterno, come fa, quindi poco fidelizzato, come fa Groupon, le persone che tornano sono meno del 3%. Quindi in realtà il commerciante non ha fatto un grande investimento, ma perché il sistema è sbagliato alla base. Se invece i clienti fossero creati dall'interno della propria attività, ovvero io ho 1.000 clienti, ne convenziono 100, ad esempio in FVG Coupon, quando si andrà a fare un discorso di passaparola digitale, i clienti che verranno fuori, quelli nuovi, saranno simili a quei 100 clienti che tu hai già nella tua attività. E qui perché le persone conoscono i propri simili, quindi avrai di sicuro un incremento di clienti simili al cliente tipo che tu già hai. E quindi quelle persone torneranno senza coupon. Perché gli è piaciuto il locale, perché gli è piaciuto il modo in cui l'hai serviti. Adesso stiamo parlando di aziende fisiche per farti un esempio.
Mentre molto spesso se tu crei degli sconti enormi e in questo modo se, con la scusa che se no non si vendono, e non è vero, è una strategia di marketing che viene raccontata come favoletta alle aziende per farle aderire, ma in realtà non è assolutamente così, tu vai a distruggere l'immagine di un'azienda. Prima di tutto perché svalorizzi in maniera enorme il prodotto di quella persona, di quell'azienda che è lì. E poi non crei valore perché chiaramente costando poco, come si dice, entrano cani e porci, quindi non puoi pensare che il cliente che arriva sia fidelizzante. In questo caso invece noi facevamo e facciamo proprio questo. Rivolto quindi alle aziende, FUG Coupon costava il 15% di commissione, ok? Invece nel tuo caso noi non prendiamo nulla sul coupon. Non avanza praticamente nulla, perché l'obiettivo di FUG non è quello di guadagnare sui coupon venduti. Il coupon è uno strumento a servizio tuo, a servizio del network, e basta. Faccio un esempio, FUG Coupon prima tratteneva il 15,2 IVA, quindi il 18,3, faremo un esempio, ad esempio sul prezzo di un coupon medio che può costare 25 euro. Okay, quindi questa parte la saltiamo e cominciamo a visionare quello che invece è il guadagno passivo nostro, che è il 4%. Il 4% di 25 euro è un euro, ad esempio. Era male, che la voce vai via, sempre se si sente da un Sì, no. Ma scusate, mi dicono che c'è un problema con l'audio. Spero che mi sentiate perché a me da qui sembra tutto a posto, forse dipende dalla linea che ognuno di voi ha. Se si sente poco mi dispiace, comunque creeremo un video un po' più dettagliato in modo che potrà essere scaricato e visionato. Se riesci a sentirmi spero tu possa seguire il webinar in maniera completa e totale. Stavamo dicendo, il 4% passivo è proprio, sono qui su 25 euro e 1 euro. Poi andiamo nel secondo step e cominciamo a capire quali sono i numeri che possiamo generare. Quindi se io ho 10, un cliente solo mi fa 10 acquisti durante il mese o durante l'anno, addirittura, non è importante, ovviamente saranno 10 euro. 10 euro per 100 clienti sono già 1000 euro di passivo. Ma questo è un regalo, è un qualcosa che noi, su cui abbiamo diritto semplicemente perché abbiamo aderito a un sistema d'affiliazione. Adesso la cosa interessante è che se i clienti cominciano a condividere l'app grazie al tuo link di affiliazione, a quello della tua struttura, i clienti potranno essere di più. E quindi già 1000 clienti rappresentano 10.000 euro di guadagno passivo. Questo può essere già interessante perché noi stiamo parlando di generare un guadagno passivo oltre a ciò che il tuo network già ti dà. Quindi non va assolutamente a interferire, ma si integra perfettamente. Quindi semplicemente perché ho condiviso un link affiliato con metodo, naturalmente c'è un'academy all'interno di FVG Coupon con alcuni videocorsi veloci che spiega come utilizzare al meglio il proprio link di affiliazione. Quindi non sei mai da solo, c'è un centro assistenza che quando lo chiami ti risponde. Quindi con metodo si riesce a creare un bel sistema di vantaggio. Qui c'è un grafico che spiega appunto nel discorso aziendale, tu puoi tranquillamente visionare tutto questo come se fosse diciamo relativo a te, cioè qui c'è l'azienda fisica, in realtà qui c'è il networker in questo caso, tu non fai altro che condividere il tuo link di affiliazione, le persone scaricano l'app e poi vanno a fare un acquisto all'interno del sito da altre diverse aziende che possono essere anche tuoi competitors in un certo senso. Ma in questo caso si va a generare un discorso di anticoncorrenza a tutti gli effetti. Quindi i numeri che vanno sviluppandosi sono questi, il 4% è 1 euro, l'abbiamo visto poco fa, abbiamo visto le 10 transazioni possibili, ipotetiche, i 100 clienti, i 1000 euro di guadagno. Questo era lo schema che riassume ciò che ti ho detto sopra. Quindi una piattaforma che si propone di essere questo, di essere un aiuto importante da un punto di vista e-commerce del proprio prodotto. Quindi tu puoi entrare in FVG. Puoi caricare il tuo prodotto di punta, insieme a noi studiare un coupon, generare un coupon, e
che non è altro che uno sconto online, non è il codicino che si scarica, si fa proprio un acquisto diretto con uno sconto alla fonte, quindi non c'è, non devi immaginare il coupon come una sorta di codice che tu, con il quale tu vai a spendere meno, c'è già lo sconto integrato sul carrello, quindi una persona entra e acquista già con lo sconto, esattamente come funziona con Groupon, però la cosa è istantanea. Poi naturalmente tu dovrai preoccuparti però di inviare l'ordine alla persona che ti ha fatto l'ordine e hai già guadagnato un cliente. Tutto questo può funzionare se vengono attuate le strategie che sono all'interno dell'Academy, quindi non pensare che sia un servizio automatico dove uno entra e succede tutto per magia, naturalmente c'è da fare un qualcosa e c'è da impegnarsi come in tutte le cose serie. C'è sempre un impegno alla fonte. All'interno del sistema abbiamo un'area riservata, quest'area riservata ci consente di avere un profilo e questo profilo ci consente a nostra volta di avere un pannello di controllo. Tutto quello che dopo questo webinar vedremo, quindi ti spiegherò, ti rindirizzerò poi ad un altro link che ti permette di iscriverti gratuitamente all'interno di FVC Coupon. Non farlo subito, attendi un attimo la fine di questo webinar, poi perché voglio darti un link preciso in modo, voglio spiegarti anche delle cose insomma qui a video importanti che devi sapere prima. Questo è un po' il gestionale che giorno per giorno ti dice il fatturato interno, cioè i coupon da te venduti, e il fatturato di rete, quindi quanto stai guadagnando in forma passiva grazie al tuo gruppo e grazie alle tue condivisioni. Si possono creare molti coupon, io comunque consiglio sempre di crearne non più di due al mese, perché quando hai creato un coupon dopo va spinto a livello di indicizzazione e di campagne marketing. E qui puoi notare che c'è l'area submit, ovvero l'area di caricamento. Cioè, scendendo in basso, vediamo che c'è una piattaforma che ci consente di creare il deals. Questa la vedremo fra un attimo in maniera dettagliata. Quindi abbiamo il titolo del coupon, possiamo scegliere la categoria, possiamo inserire un riepilogo del coupon che vogliamo tranquillamente creare, che non è altro che la scheda prodotto dei tuoi prodotti. Se tu hai un network che ha un e-commerce, usa un e-commerce, la stessa offerta in cui, con le parti più salienti del prodotto vanno poi riportate direttamente su FVC Coupon. Questo ci consente a nostra volta di riportare le informazioni più importanti con lo sconto applicato. Ok? È vero che non guadagniamo il 30, non abbiamo quel 30% di ricarico che normalmente le aziende o alcuni consentono anche il 50% sul prodotto venduto. Abbiamo guadagnato un 4%, ma abbiamo acquisito un cliente. Cioè l'obiettivo non è quello di vendere propriamente per vendere, ma è di far leva sul coupon per acquisire un cliente che molto probabilmente dopo potrà diventare un incaricato. Ma l'esperienza mi insegna che si deve passare sempre dal prodotto e mai dall'opportunità di business che a noi sta tanto a cuore. Perché funziona proprio al contrario, altrimenti le persone scappano. Prima di tutto dobbiamo capire una cosa, siamo in un paese bellissimo come l'Italia, perché come il nostro paese poco ce n'è, con tutti i casini che vuoi, ma come si mangia qui, come si sta qui, il clima che c'è qui, voglio dire, ce n'è poco. Però abbiamo un problema in questo paese, che è la mentalità italiana. La mentalità italiana non è una roba semplice, nel senso che è qualcosa con cui bisogna un attimo confrontarci, sì. Gli italiani non sopportano, perlomeno non vedono di buon occhio quelli che sono i network marketing, cioè il network marketing classico, le palline sotto le altre palline con il piano compensi, le percentuali, è un qualcosa che l'italiano purtroppo vede in maniera astratta. Che cos'è invece che l'italiano vede in maniera tangibile, in maniera seria? Ciò che cerca spesso è il prodotto. L'italiano
medio si innamora del prodotto. Difatti, forse non lo sai, ma uno dei 6 modelli più potenti e importanti di business che funzionano in Italia, sono 6 i modelli di business, tra cui uno di questi è proprio l'e-commerce. Quindi, non so se è informato, informata, lo sapevi, non lo sapevi, ma questa è la realtà. Quindi gli e-commerce funzionano molto bene. Perché? Perché vado a cercare ciò di cui ho bisogno, lo trovo su internet, mi piace, il sito è ben referenziato, io me lo compro. Questo è il concetto. Ecco perché bisogna partire sempre dal prodotto. Poi abbiamo un vantaggio rispetto a tutti gli altri prodotti. Tutti sappiamo che i prodotti di network sono eccezionali, ma lo devono essere per forza. Perché? Perché altrimenti non battono la concorrenza. Loro non hanno diritto per metodo di vendita ad avere una vetrina, ad avere un negozio, ad avere uno scaffale. Per cui il modo migliore di farsi pubblicità è quello di essere sempre al top con il prodotto, avere il prodotto migliore, il prodotto miracoloso, quindi dalla crema all'integratore alle cose per la casa, si possono creare tutte le categorie merceologiche che hanno un brand relativo al network marketing, possono comunque far parte di questo progetto. Quindi ti ritroverai, tempo andando avanti, con un sistema che andrà a inglomerare sia le aziende di network marketing e sia le aziende tradizionali, quelle praticamente su strada. E quindi immagina che calderone di aziende andremo a creare all'interno di questo sistema. Non sarà subito, non sarà oggi, non sarà domani, ma i primi che entrano, ragazzi, vuol dire che sono veramente fortunati. Va bene, perché è un progetto che abbiamo già testato, lo conosciamo bene, siamo partiti a Trieste, una città molto dura dal punto di vista della mentalità, della vendita, sono molto tedeschi, molto, ho detto se funziona qui funziona in tutta Italia senza problemi, ha funzionato, difatti andando su FVG Coupon troveremo soltanto al momento aziende su Trieste. Ecco perché c'è questo webinar, questo è il video che poi successivamente andremo ad inviare, perché vogliamo lanciare un prelancio, è un prelancio dove i primi che si assicurano i posti migliori sono in qualche modo i più fortunati, ma questa non è per forza una cosa brutta, voglio dire, non perché non ci sarà spazio per gli altri, ma è normalissimo che quando nasce un progetto chi ne fa parte dall'inizio ne beneficia sempre un po' di più di chi arriva dopo, ma questa è una cosa, come posso dire, è quasi genetica del sistema di business, è una cosa assolutamente normale. Quindi io non voglio dilungarmi molto perché non abbiamo molto tempo per il webinar in questo momento, io vorrei andare un attimino sul sito e farti vedere qual è l'azione che devi fare per iscriverti gratuitamente in questo momento. Ci sarà sicuramente un'area premium nel tempo, e quindi si deciderà qual è ogni networker potrà decidere in tranquillità che cosa fare, che cosa non fare. Quindi, come vedi, stiamo proponendo un qualcosa che va totalmente in aiuto al networker e non gli sta dicendo guarda, c'è un altro piano marketing, c'è un'altra struttura, c'è un'altra cosa che devi fare. No, assolutamente no. Allora, qui siamo sulla pagina iniziale di FVG Coupon, come è composto e come i prodotti vengono inseriti. Possiamo andare direttamente su affiliazione. A questo punto troveremo un tasto grande dove c'è scritto accedi al programma affiliati, noi accediamo. Ma anche se abbiamo visibile la pagina, dobbiamo prima loggarci. Quindi il sistema ci fa vedere qual è la parte interna della pagina. Abbiamo un video che ci spiega un po' il tutto, però scorrendo qui sotto notiamo che qua c'è scritto effettua il login per visualizzare e inviare richieste di affiliazione. Clicca su My Account. Quindi noi andiamo a cliccare direttamente su My Account.
E qui il sistema ci propone di praticamente loggarci. Noi non facciamo altro che effettuare, diciamo, la registrazione, perché è la tua prima entrata. Quindi andremo a inserire la mail, andremo a spuntare il discorso della privacy, della policy privacy, e qui c'è praticamente il sistema di affiliazione. Se ci clicchiamo sopra, esce fuori un altro pannello che possiamo tranquillamente gestire. Andiamo a selezionare PayPal come metodo di pagamento. Se non hai PayPal, tranquillo, perché all'interno dell'Academy c'è un video che ti spiega come utilizzare, come aprire un conto PayPal che è gratuito, su cui riceviamo i soldi del 4% o del 2%. Qui andiamo a inserire la mail di PayPal con cui siamo iscritti e qui mettiamo semplicemente il sito del nostro network. Va bene, questa parte qua sotto la possiamo tranquillamente lasciare vuota. Piccola parentesi, il sito tra un mese subirà un cambiamento, un'evoluzione, quindi questo è un'area iniziale. Fra 30 giorni avrai proprio il sistema di affiliazione interno, il sito graficamente resta uguale, ma molte funzionalità interne verranno migliorate. Quindi una volta, questa deve fare una piccola parentesi, una volta che abbiamo completato di inserire queste informazioni, andiamo a cliccare come register. Ok, register your company significa mi registro come azienda. Questo lo devi fare solo se sei, se fai parte di un network marketing e hai un gruppo, ok? Anche se il gruppo non ce l'hai, ma sei in procinto di creare un gruppo, ti consiglio, per prendere il 4% è necessario registrarsi come azienda. E poi andiamo in fase di registrazione. In fase di registrazione il sistema ci chiederà di inserire la città, ci chiederà di inserire la nostra zona di riferimento. Siccome non abbiamo territorialmente presenti delle aziende, diciamo, nelle varie zone d'Italia, dovrai cliccare su Roma e azienda FVG coupon. Ok? Ricordati, annotati queste cose. Comunque ti arriveranno dei video che ti spiegano bene come iscriverti. E l'importante è scegliere Lazio, Roma, ancora Roma quando chiede e la provincia, e poi dopo semplicemente azienda FVG coupon. Perché devi inserirti sotto un'azienda di margine, diciamo, che fa da contenitore. Fatto questo, potrai accedere e quindi il sistema ti darà la password e ti farà accedere. Quando accediamo, qui c'è stato un errore, perdonami. Ok, una volta che sei all'interno accade qualcosa di diverso, ovvero si apre questa schermata, è una schermata di gestione del nostro sistema, dove hai praticamente sotto controllo tutto, qualsiasi cosa, quindi praticamente il nome dell'affiliato, le mail con cui ti sei iscritto, il totale dei pagamenti che sono stati realizzati. Ovviamente questa è una zona di test, quindi è zero, perché come amministratore non ho nessun interesse a guadagnare con link affiliato, per carità. Come total visit abbiamo il numero delle visite dal tuo link di affiliazione, e il resto praticamente hai tutto quanto sotto controllo, quello che accade con la tua attività. Ora, molto importante, per trovare il link di affiliazione andiamo a cliccare sul link affiliato. E abbiamo qui sotto già impostato Your Affiliate URL, che è questo, vedi? Praticamente è il sito FVG coupon URL con il tuo codice identificativo, ma puoi anche crearne un altro, che è quello che ti consiglio io, che è dal punto di vista della comunicazione più interessante, e lo trovi appena qui sotto. Copia questo link e inseriscilo in generatore di link. Quindi cosa faremo? Questo è il link
dove la gente si iscrive e riceve informazioni tramite mail e tramite Facebook. Quindi è molto importante, perché questo ti aiuta a generare iscritti sotto di te. Quindi cosa fai? Lo copi, quindi puoi mettere copia indirizzo link, lo vai a inserire qui, lo incolli e poi vai a generare l'URL cliccando sul tasto verde. Esatto. Ah, come vedi abbiamo appena generato un link esterno, possiamo copiarlo e andarlo a diffondere mediante Facebook, mediante i gruppi a cui siamo iscritti, mediante il nostro profilo, insomma non ci sono limiti. E all'interno troverai un'academy che spiega esattamente come muoversi all'interno del circuito. Quindi come condividere in maniera piena, in maniera efficace, in maniera che le persone si iscrivano, vedano l'informazione e vadano guidate verso quello che è stato il tuo prodotto appena caricato. Quindi l'unica azione che ora ti viene richiesta, se hai voglia di visionare questo sistema, se credi che questo sistema insomma sia interessante con quello che ti ho spiegato io fino adesso, devi soltanto creare una registrazione. Attendi che ti invio dopo il webinar il link di iscrizione, è totalmente gratuito, quindi in fase di pre-lancio è gratuito, dopo non lo sarà più, quindi vi invito ad iscrivervi il più possibile e a far iscrivere il più possibile all'interno di queste 3 settimane passa rimanenti, perché alla fine di marzo le iscrizioni gratuite verranno chiuse e quindi ci sarà diciamo un feed d'entrata per aderire al circuito. Va bene, quindi questa è una cosa che volevo un attimino lanciarvi un attimo. Esiste un'area premium che comunque può essere utilizzata da subito, ma le cose le visioneremo con calma, diciamo una cosa alla volta. Per questo webinar io ho finito, se vuoi fare delle domande ti invito a farle direttamente sul gruppo Facebook, al quale dovresti essere iscritto o iscritta. Da poco abbiamo inviato il link per l'iscrizione, quindi sarebbe il gruppo di Cerchia Perfetta, Cerchia Perfetta su Facebook, e poi dopo puoi accedere tramite la pagina anche al gruppo. Va bene, io con questo termino questo webinar, vi ringrazio per essere stati qui, per aver partecipato. Per avere maggiori informazioni basta semplicemente mettersi in contatto con noi. Ancora un grazie e un saluto di buon proseguimento serata. Ciao a tutti. Diciamo stop. Sì, no.